Mister, il fattore della ricca non è dalla vostra parte, oggi è arrivato il primo pareggio, ma ci sono a monte due sconfitte e due pareggi, 7 punti ma 12 gol subiti in casa, sono tanti. Troppi. Poi bisogna anche sempre capire come li hai subiti, però sono troppi. La partita oggi era stata impostata con una versione molto offensiva per cercare di vincerla. L'ambizione è di vincere, perciò noi cerchiamo sempre di mettere la miglior formazione in campo, più equilibrata possibile, però logicamente cerchiamo sempre una formazione offensiva per vincere la partita. Non siamo una squadra che si chiude, che vuole portare a casa il risultato, siamo una squadra con qualità tecniche, perciò dobbiamo giocarci. Affrontavate un Caldiero che in campo esterno aveva già vinto 3 volte comunque. Sì, sapevamo che hanno vinto 3 volte, infatti anche complimenti, è una bella squadra, ben organizzata, giocano un bel calcio, anche loro cercano sempre di essere propositivi. La partita per sé era una bella partita oggi. Ecco, primo tempo molto equilibrato, agonistico, secondo tempo tante occasioni da gol ma tante sbavature tecniche. Primo tempo lo vedo un po' differente, credo il primo tempo abbiamo avuto tante occasioni da gol che potevamo già chiudere la partita nei primi 30 minuti. Secondo tempo sì, giusto, tante occasioni da gol, come ho detto, bella partita per chi guardava la partita, per noi tecnici un po' meno, perché sì, errori tecnici che hanno magari anche a che fare con questi stop continui, non avendo continuità di partite, e anche questo è difficile. Ecco. Ma non è una scusa, non deve essere un alibi, vale per tutti. In una partita muscolare sei ammoniti, 3 espulsioni ci stanno, visto l'atteggiamento dei 22 in campo? Assolutamente no, una partita tranquilla. Tante volte, mi ripeto, bisogna anche capire che i ragazzi vengono da stop forzati, che entrano in partita, sono magari anche un po' nervosi, ne manca un po' il ritmo, arrivi quel momento in ritardo in un contrasto, ti mancano i tempi, bisogna avere anche lì un po' di feeling, non dare subito le ammonizioni, non essere i protagonisti, ma vale per tutti, i giocatori sono i protagonisti. Io ho tante ammonizioni e cartellini rossi non avrei. Ecco, come dicevo a Cristian Soave, Viviani ha sbagliato il jolly, Cabini ha sbagliato il colpo del capo. Vinciamo, perdiamo assieme, sbagliamo assieme, se è arrivato lì vuol dire che si è creata anche lui la palla gol, perciò bravo. Ecco, nel finale, pur contro un Caldiero in 9 uomini, avete palesato un po' di stanchezza nei recuperi soprattutto? No, ma eravamo entrambi, come detto, credo che dopo questi stop forzati è veramente difficile trovare una partita. Ecco, domenica prossima altro turno, altra intensità in questo campionato che chiede di accorciare i tempi. Credo di accorciare i tempi e dobbiamo essere pronti, ogni fine settimana è una finale. Non sai mai cosa ti aspetta dopo. L'esordio di Sottovia come lo valuta? Bene, bravo, ha fatto il suo, ha creato le palle gol, dobbiamo integrarlo ancora un po' meglio nei movimenti, nei nostri schemi, però sono molto soddisfatto.